Baruch Spinoza nacque ad Amsterdam il 24 novembre 1632. Era figlio di genitori ebrei e fin da piccolo ricevette un'educazione di chiaro stampo religioso, approfondendo la Torah e il Talmud. Su di che, però, abbandonò a soli 17 anni, quando, in seguito alla morte del fratello maggiore, dovette aiutare il padre mercante nella conduzione dell'azienda di famiglia. Ma la sua sete di apprendere lo portò a seguire i corsi tenuti presso scuole per adulti e, quando cominciò a serpeggiare in lui una certa insoddisfazione verso la fede ebraica, trasferì i suoi interessi verso la filosofia e la scienza, centrandosi soprattutto nello studio di Cartesio. Le idee che a poco stava maturando, centrate sulla visione panteistica di Dio e sulla negazione dell'immortalità dell'anima, gli attirarono le ire della comunità ebraica, che il 27 luglio 1656 emanò contro di lui un pesantissimo bando di scomunica, con il quale veniva estromesso dalla stessa, con la proibizione di frequentarlo estesa a tutti i fedeli. Il carattere mite di Spinoza e soprattutto la sua volontà di continuare indisturbato a sviluppare i suoi pensieri lo portarono a una scelta radicale. Declinò l'offerta di una cattedra presso l'Università di Heidelberg per non disperdere il suo tempo ad insegnare ai giovani, piuttosto che dedicarsi allo sviluppo della sua filosofia, e nel 1660 lasciò Amsterdam e si ritirò a Rijnsburg, un piccolo villaggio dell'Olanda meridionale, dove visse il resto della sua vita in una camera di affitto, dedicandosi alla professione di tornitore di lenti. Proprio la polvere, inalata nell'intaglio dei vetri, lo portò a morire di tubercolosi il 21 febbraio 1677, a soli 44 anni, lasciando un'eredità così misera che la sorella ritenne più economico rinunciare ad essa. Dopo la sua morte, la stessa Chiesa Cattolica inveì contro di lui, non appena cominciarono a circolare i suoi libri, i quali furono inseriti nell'indice dei libri proibiti nel 1679, avendo interpretato la sua dottrina come una forma di ateismo. Gran parte delle sue opere sono state pubblicate solo dopo la sua morte dalla sua ristretta cerchia di amici, perché Spinoza aveva sempre ritenuto opportuno tenerle nascoste, al fine di non alimentare ulteriori polemiche con la comunità ebraica. I suoi scritti più famosi sono l'Etica, pubblicata postuma nel 1677, lo stesso anno della sua morte, nella quale definiva i caratteri della natura divina ed affrontava il problema della libertà umana, e il Trattato teologico-politico, pubblicato anonimo nel 1670, e nel quale tentò di dimostrare che il libero pensiero e la libertà di espressione non solo non confliggono con la pace sociale, ma ne sono il fondamento stesso. L'etica dimostrata con metodo geometrico, il suo titolo completo, prende spunto dal metodo cartesiano, volendo garantire la certezza delle conclusioni attraverso un metodo deduttivo. Il suo scopo era condurre gli esseri umani verso la scoperta del vero bene. Si articola in cinque parti, nelle quali Spinoza si proponeva di esplorare tutti i campi di indagine della filosofia: Dio, la mente umana, le passioni,
la schiavitù dell'uomo nei loro confronti e la possibilità di liberarsi da esse. L'accusa di impietà e di ateismo gli derivarono proprio dalla sua speculazione sulla natura divina. Seguendo un ragionamento logico, il filosofo adotta un rigido determinismo, secondo il quale nulla può essere spiegato senza risalire alla sua causa, ed il principio che fa seguire ad una causa un certo effetto è valido senza eccezioni. In base a questo, se ragioniamo su che cos'è la sostanza, dobbiamo dedurre che essa è ciò che esiste per se stessa, in quanto non può essere generata da un'altra sostanza, perché due sostanze di natura diversa non possono essere causa l'una dell'altra e d'altronde due sostanze uguali sarebbero la stessa sostanza. In poche parole, non può che esistere un'unica sostanza, che contiene quindi in sé essenza ed esistenza, e questa sostanza non è altro che Dio. Dio quindi è tutto, e tutto è parte di Dio. L'espressione di quest'unica sostanza si articola attraverso i suoi attributi, cioè le infinite determinazioni particolari che si presentano sotto forma di pensiero ed estensione. Deus sive natura. Dio cioè la natura. Tutto ciò che esiste è Dio. Le menti umane e i corpi non sono altro che modi finiti in cui la sostanza divina si articola, trovando la loro massima espressione nei modi infiniti, cioè l'intelletto divino e le leggi naturali. E siccome gli effetti derivano necessariamente dalle loro cause, se ne deduce che Dio non crea il mondo, ma ne è causa immanente, perché questo deriva da Lui come effetto necessario e conseguenziale. La conseguenza di questo discorso è che nella natura non esiste finalismo, cioè nulla è stato generato in vista di un fine, il che abbatte la concezione cristiana di un Dio provvidenza che governa il corso della storia, così come la concezione del tempo. Solo Dio esiste al di fuori del tempo, tutte le sue determinazioni, invece, hanno necessariamente un inizio ed una fine, perché causate e quindi esistenti solo in riferimento a Dio. Gli esseri umani posseggono in modo finito i due infiniti attributi divini, pensiero ed estensione. Il primo percepisce se stesso in riferimento al secondo, perché noi avvertiamo la nostra esistenza in base alle sensazioni che ci derivano dal nostro corpo. Lo stretto vincolo tra il corpo e la mente, dice Spinoza, costringe quest'ultima ad essere schiava degli affetti, le passioni e gli impulsi che derivano dal primo, nonostante la falsa illusione di libertà che ci viene dalla convinzione di essere noi stessi gli artefici delle nostre scelte. Ma l'esperienza del sogno ci mostra che possiamo appagare i nostri desideri indipendentemente dal nostro corpo, quindi il nostro pensiero può essere anche libero dal nostro corpo. La nostra mente va oltre, potendo disporre dell'immaginazione che ci proietta al di là dei ristretti limiti spazio-temporali nei quali siamo collocati, ma soprattutto della razionalità, che ci permette di giungere a conclusioni svincolate dalla limitata materialità. L'uso della ragione ci proietta anche al di là del naturale principio di autoconservazione, che ci fa ritenere buono solo ciò che ci è utile, e ci indica come veramente utile il vivere insieme agli altri, cioè la società, nella quale veramente cogliamo l'universalità dell'utile e comprendiamo che è veramente buono solo ciò che risponde a valori condivisi, per cui è bene ciò che è utile a tutti. Inoltre, il bene sommo che ognuno desidera per sé è la comprensione, che non è un bene competitivo, anzi, ciascuno di noi ottiene comprensione nella misura in cui comprende gli altri. L'appartenenza dell'intelletto umano a quello divino, infine, ci addita la beatitudine come punto di arrivo dei nostri sforzi, intesa come piena identificazione attraverso l'amore del nostro intelletto con quello divino, di cui siamo parte e nel quale ci annulliamo.
La tematica della ricerca del bene è ripresa anche nel Trattato teologico-politico, nel quale il filosofo olandese sottolinea che quello che gli uomini ritengono sommo bene si può ridurre a tre cose: le ricchezze, i successi e il piacere dei sensi. Queste tre motivazioni sono talmente forti e presenti in noi che finiscono col distrarci e col non farci pensare a qualche altro bene. Il godimento di ciascuno di questi tre piaceri, però, è effimero e in realtà non porta nessun utile alla conservazione del nostro essere. Anzi, spesso finisce col farci perdere noi stessi. Il senso di vuoto e di insoddisfazione che deriva dalla caducità di questi piaceri ci spinge verso qualcosa di superiore, così come era accaduto agli esseri umani allorché dovettero passare dallo stato di natura alla società civile. Nel trattato, infatti, Spinoza espone la sua teoria dello stato partendo proprio dalla definizione di stato di natura, nel quale, come aveva già affermato Hobbes, c'era una guerra di tutti contro tutti e il diritto individuale era garantito dall'uso della forza. L'associazione tra gli uomini sgorga così dall'insostenibilità dello stato di natura e dalla necessità di garantirsi la sopravvivenza. L'associazione determina quindi la creazione di un governo che garantisca il rispetto dei patti e tuteli la sopravvivenza individuale. Il diritto che gestisce lo Stato, però, deve limitare la libertà individuale solo per quanto riguarda l'uso della forza per imporre la propria volontà, ma non può e non deve coercire la facoltà di giudizio individuale. L'intervento dello Stato, infatti, è regolamentato dalle leggi, a cui il cittadino si sottomette secondo ragione, senza però limitare la libertà di pensiero e di espressione, che sono una prerogativa della mente umana, come lo stesso Spinoza aveva affermato nell'Etica. Il rispetto della facoltà di giudizio individuale è una delle condizioni fondamentali per la sopravvivenza stessa dello Stato, che esiste proprio in funzione della necessità di garantire la libertà dei suoi membri in tutte le sue forme, con particolare riferimento alla libertà di critica. Uno Stato tirannico avrà meno possibilità di sopravvivere di uno Stato che persegue questi principi di utilità. Lo scopo dello Stato, dice Spinoza, non è quello di convertire gli uomini in automi, ma di far sì che la loro mente e il loro corpo possano con sicurezza esercitare le loro funzioni ed essi possano servirsi della libera ragione. La stessa funzione di limitazione della libertà dello Stato tirannico l'ha storicamente avuta la religione, che spesso ha creato emozioni passive, quali la paura e la vana speranza. La Bibbia, ad esempio, insegna precetti di virtù riguardo la vita pratica, ma non trasmette insegnamenti di verità. La fede, dice Spinoza, si deve basare su pochi concetti fondamentali, primo dei quali è quello dell'esistenza di Dio e tal proposito indirizza verso l'obbedienza, principio di fondo appartenente a qualsiasi religione. Fede e filosofia, pertanto, si occupano di ambiti diversi e in nessun caso si ostacolano tra loro e quindi non ha nessun senso porre dei limiti alla libera speculazione razionale. Al contrario, proprio la coesistenza dei fondamenti comuni a tutte le religioni e della libertà di pensiero deve indirizzare gli uomini verso il principio supremo della tolleranza, cioè del rispetto nei confronti di coloro che pensano ed agiscono credendo in diversi valori relativi alla religione, alla politica, all'etica e così via. Questa affermazione, espressa nel trattato, fa di Spinoza uno degli apostoli moderni della tolleranza, anticipando una tematica che verrà poi ripresa nell'illuminismo.